Ma buongiorno ragazzi, mi sono svegliato con una soundtrack da paura stamattina, complice il fatto che Anna dorma come un macigno, non come un sasso, cioè non sente neanche l'allarme di casa, non sente i cani che abbaiano, non sente. Io alle 5:30 mi sono svegliato, ho schiacciato il caffè, ho acceso lo stereo, ho messo su una soundtrack, volume medio-basso, devo essere sincero, perché sennò avrei svegliato anche i vicini. Sono seduto sul divano, ho letto le news come tutte le mattine e mamma mia, che sound! E a proposito di musica, ho fatto quello che mi avete chiesto, ma ho fatto anche di più. Allora, nella pagina My Tools che trovate sul mio sito, trovate il link in bio, cioè se andate nella mia bio e schiacciate sul link, nella schermata che vi si presenta c'è una pagina che si chiama My Tools, se no anche sul sito direttamente da computer trovate la pagina Tools in alto dove c'è il menu, dove metto tutti i componenti usati nei vari progetti, non roba ficcante da Amazon, dove li ho presi, però c'è anche adesso in tutta la lista la voce playlist, dove c'è sono le playlist di Spotify che mi avete chiesto, così sono sempre lì. Purtroppo sono solo per Spotify, io non ho Apple Music, quindi non le ho fatte per Apple Music, e ci sono e c'è quella dell'anno scorso, di 2 anni fa, 2022, ok, tutte le musiche usate nei reel e nelle storie nel 2022. Siccome l'altro giorno ho inquadrato il dispositivo Android dentro il mobile, me l'avete chiesto in 40 con la playlist, ve l'ho messa direttamente là, così non me la chiedete più insieme a tutto il resto. Ma stamattina ho fatto un'altra cosa. Il 2023 è passato, quindi ho fatto anche la playlist del 2023. Winemaker Show Soundtrack volume 2. Ora, la condivisione, la trovate sempre lì, la condivisione da Spotify è un po' complessa, per cui provo a mettervi qua il link della playlist, se no la schermata dopo con il metodo di condivisione di Spotify. In qualche modo comunque dovreste raggiungerla. Niente, la seconda storia è quello che ti fa condividere da Spotify quando gli dici pubblica in una storia, non ti fa aggiungere il link, per cui avevo dato per scontato che avesse una sorta di link interno, in realtà è solamente un'immagine, quindi non serve un cazzo. Fate riferimento al primo link, se no, ripeto, in bio, sul mio sito, trovate nei tools anche le playlist e le aggiungerò di volta in volta. Ne manca ancora una in realtà, in quella schermata lì, che è Music for Maker, che è una playlist collaborativa che avevo chiesto di fare 2 anni e mezzo fa, dove ognuno di voi mi mandava una storia dal laboratorio mentre ascoltava la musica che ascoltava mentre lavoro in laboratorio e io poi le ho raggruppate tutte, ma non trovo più il link. Stasera riguardo bene e l'aggiungo. Ora che io ho fatto una cosa per voi, anzi due, ho fatto l'elenco delle playlist che mi avete chiesto e ho aggiunto anche una playlist, ora fate voi una cosa per me. Un favore, niente di che, non vi chiedo un bonifico, state tranquillo, né bonifici né soldi, è solo un favore. Allora, ho iniziato a occuparmi del profilo social della clinica di Anna, che non ha mai curato i social perché ha sempre affrontato il lavoro della veterinaria vecchio stile, vecchio stampo, quindi marketing e social zero, però dopo, adesso che è diventata clinica, dobbiamo dare una svecchiata. Gli ho fatto tutte le grafiche, man mano verranno pubblicate con la storia, le cose e tutto. Fatemi un favore, ho bisogno di far girare il profilo dell'algoritmo. So che non ve ne frega niente, è uno shout out un po' strano questo, perché non ve ne frega magari, anzi quasi sicuramente come non me ne frega mai, niente dell'argomento animali e company, però è importante secondo me che chi lavora bene riceva la giusta visibilità in modo che entri in contatto con chi è interessato all'argomento. Quindi ho bisogno di far girare il profilo. Mettete un segui e un like all'ultimo post, così, se non altro perché ho fatto io la grafica, e al profilo di Anna, perché comunque nonostante tutto il mio disprezzo, il mio fastidio, le complicazioni che mi provoca sul lavoro di Anna, di come Anna svolge il suo lavoro, non posso dire assolutamente niente. Quindi un like al post che vi metto dopo, perché la grafica è sublime, e un segui, poi almeno gira ed entra in contatto con le persone giuste. Veniamo oggi. Sono sicuro che stasera mi ucciderà per aver fatto questa cosa, però viviamo senza conseguenze, cioè senza occuparci delle conseguenze. Oggi, allora, alle 4 e mezza arriva Winemaker Senior che vuole sentire il mobile hi-fi, perché visto, l'ha già visto, ma vuole sentirlo, e mi porta anche 2 pacchi che sono arrivati là. A proposito di pacchi, prima di iniziare, devo fare un ringraziamento.
Devo ringraziare Nico di Inspire Lab che mi manda un regalo, aspettate che tolgo il suo indirizzo di casa, mi manda un regalo che è tra i più apprezzati, perché i regali che apprezzo di più non sono quelli della lista Amazon, ma sono quelli che fate voi con le vostre manine. E mi manda il mio logo ritagliato, verniciato su una tavoletta con anche la sua firma dietro e la data e il suo sticker, diciamo, fatto così. Quindi adesso è una lettera bellissima. Questo va di diritto sopra là. Eccoci qua Nico, sei anche tu in bacheca insieme a tutti gli altri cadeau che mi avete mandato. Adesso, oggi, cosa dobbiamo fare? Sì, oggi ne chiudiamo un altro, ne chiudiamo uno e mezzo. Tavolino Zen, che ho messo sotto carica ieri, e magari scarico anche sto cacchio di vetro dal furgone. Aggiungiamo la sabbia, vediamo se funziona e poi vediamo questa roba dell'asta. Vediamo. Ma prima ancora questo non è un lavoro difficile. Io devo ricavare da questi pannelli qua di multistato di Okume da 6 mm due sagome come queste, finiscono dove c'è il bianco. Quindi in realtà mi basta un pezzo di pannello solo, riesco a ricavarne due, perché non è questa l'altezza, ma è dove c'è il bianco, quindi basta speculare di là. Parte va tagliato dritto e ce la caviamo con la sega da fondamento, parte invece devo fare ovviamente questa sagomatura qua. Il problema è che la dima è un po' bassina per usare l'anello a copiare, quindi adesso ci inventiamo qualcosa. Ma prima cosa, movimentare questo pannellozzo. Comunque oggi il programma è questo. Faccio subito questo, che è abbastanza urgente, perché almeno può venire a ritirarlo per poi portarlo a chi di dovere. Poi diamo un'occhiata al tavolino Zen. L'ideale per me sarebbe arrivare a fine giornata con tavolino Zen finito, così chiariamo questa roba qua dell'asta, e iniziare a mettere assieme il setup per la stampa 3D, che avete votato tutti, che volete vedere la messa in opera della bambù. Non lo so, anche se avete votato tutti decido comunque io, per cui non sono ancora convinto, ma di sicuro se riesco a mettere il setup e a fare tutte le fasi preliminari, poi magari domani possiamo già iniziare a guardare quella. Perché come vi ho detto, ho del tempo libero, non tanto, fino al 1° aprile, anche se in mezzo ci vanno altre cose, ma per il progetto del 1° aprile mi serve tantissima stampa 3D, tanta stampa 3D, e vorrei farla con la bambù. E a proposito di roba chiusa, prima che me lo ricordiate di nuovo in 50, non ci posso credere, ha passato due lavagne questo progetto, è sopravvissuto a due lavagne, ma l'abbiamo chiuso. Metto un attimo a posto e vedo di tirar fuori quel pannello là, vediamo come riesco a movimentarlo da solo. Allora, siccome me l'avete chiesto se alla fine ho messo il modellino dentro il mobile, no, il mobile ho messo solo i CD e le cose, tanto mi sa che non avrò neanche abbastanza spazio per tutti. Il modellino l'ho messo qua, sulla bacheca dei lavori fatti, di fianco alla reception di Anna. Il mobile invece, sentite, anche oggi senza cani, c'è solo lui, Pippi, quello piccolo. Il mobile è già abbastanza pieno, poi devo portare gli altri, per cui di sicuro non aggiungo il modellino. Mi faccio un caffè e partiamo con quel taglio lì. Useremo forse per la prima volta la dima flessibile per le fresature, che non l'ho mai usata. Mentre mi faccio il caffè vi faccio una domanda. C'è qualcuno di voi che usa come sistema di attaccato alla TV un Apple TV? Perché vi spiego. Io qua, che non so se vi ricordate l'ART, che non mi ricordo neanche per cosa sta l'acronimo, televisore, no? C'è un Apple TV, ok? Tutto bene nascosto sotto qua. L'Apple TV è connessa come audio a questa soundbar vecchia. Ecco, soundbar vecchia che ho preso da Wamaker Senior, Wamaker Modern, perché altrimenti, siccome il televisore è un televisore flat e spara suono da dietro, in questo ambiente qua si disperde completamente il suono. Quindi con la soundbar un po' di suono arriva in avanti. Però stavo pensando, è vero che la soundbar simula il 5.1, ma sti cazzi, lasciamo stare, per quello, per avere la fedeltà audio sul video ci sarà la sana cinema. Stavo pensando, se io al mobile hi-fi, dato che nell'unico ingresso aux abbiamo attaccato il nostro coso Spotify, aggiungo uno sdoppiatore qua dietro, uno switch, proprio uno sdoppiatore
per quanto riguarda l'AUX, e aggiungo all'altra connettore un ricevitore Bluetooth, potrei connettere l'Apple TV al mobile Wi-Fi, così da far suonare l'Apple, cioè far andare l'Apple TV col mobile Wi-Fi. Quando vedo i film non è più la soundbar, ma è il mobile Wi-Fi a riprodurre il suono. Però solo per fare una prova, solo per capire come si sente, perché di fatto poi non c'è il 5.1 né niente. Però per farlo avrei bisogno di sapere, e io non ho modo di fare una prova, se l'Apple TV collegata a un sistema di riproduzione audio Bluetooth, il volume viene gestito dal telecomando dell'Apple TV? Cioè viene gestito attraverso il Bluetooth, perché attualmente il telecomando dell'Apple TV gestisce il volume della soundbar, ma lo gestisce perché usa la parte infrarossi. Dopo io fino a là dovrei usare necessariamente, da lì a là dovrei usare necessariamente il Bluetooth anche con quella parte. Però se c'è qualcuno che usa Apple TV collegato a un impianto Bluetooth o a delle casse Bluetooth e il telecomando gli gestisce anche la gestione del volume, si potrebbe pensare di fare questa integrazione al mobile Wi-Fi. Switch, sdoppiatore RCA e poi ricevitore Bluetooth di qualità. Così. Finisco il caffè e tagliamo il pannello. Allora, andiamo al pannello. Devo tagliare due sagomature così. Allora, qua c'è scritta una misura, ma mi è stato detto di fare riferimento al taglio. Questo dobbiamo riprodurlo esattamente così. Questa linea non è dritta, perché fa tra tre segmenti e comunque avremo l'occasione di sistemarla in opera, perché essendo un camper dentro, cioè essendo un furgone, scusate, dentro non è proprio lineare, quindi tanto vale fare la dima al grosso, cioè il pezzo sulla dima al grosso che è stato fatto, e poi raspar via quello che serve. L'altezza invece rimane questa, dobbiamo tirarla. Secondo me la cosa più semplice è tirar fuori uno di questi pannelli qua da 6, tagliarlo così a misura in modo tale che io abbia un po' di margine, e poi per così dovrebbero starcene due in base ai conti che abbiamo fatto. Però partiamo con una spanellatura a terra, direi. Quindi metto giù qualcosa e vado con la sega da fondamento, perché per il momento è l'unica, secondo me. Poi i dettagli li posso fare o alla scolatrice o alla sega da fondamento, o anche alla la curva per forza, alla fresatrice o banco fresa. Dai, lo muovo. Sarà divertente vedere come muovo sto affare qua. Perché questo è quello leggero, perché è quello da 6. Quando dovrò movimentare quelli da 18, ne parliamo. Tagli fatti di grosso, tra l'altro è veramente bellissimo questo come qua. Adesso rispondo alle due domande che mi avete fatto sul materiale. Devo ammettere, mia colpa, ho dubitato, ho usato la lama, la solita, quella per legno e sega da fondamento della Freud, e pensavo che su questo spessorino qua di multistrato strappasse, e invece anche a sto giro no delusion, quindi anche sia da un lato che dall'altro, doppio lato, quindi ho sbagliato a dubitare. Quindi andiamo avanti sempre con la stessa lama, perché se funziona, funziona bene. Sono più comodo a farlo con la sega da fondamento che farlo tutto alla scolatrice e prendere le misure. Tanto me lo ricalco, appoggio il binario, taglio e abbiamo fatto. Ho accennato al fatto che questi pannelli vengano rivestiti. Allora, questi pannelli sono i pannelli, non sono sicuro di aver capito bene, che tengono praticamente, sono i pannelli contro la parete del furgone interna, che tengono fermo l'isolamento. Poi davanti a questi ci saranno i mobili, quindi non vengono visti. Questi vengono a loro volta rivestiti. In realtà anche i mobili verranno o laccati oppure wrappati. È una delle due scelte, non da me in nessuno dei due casi. Sta ancora indagando le varie possibilità. Al che, quando l'ho accennato l'altro giorno, qualcuno mi ha chiesto come mai scegliere l'ocumè, un legno come l'ocumè, se poi va wrappato o laccato e non un banalissimo MDF. In questo lavoro di camperizzazione sto studiando anch'io, man mano che vado avanti. Il proprietario non è un proprietario normale in tutti i sensi, no, nel senso che non è il suo primo furgone camperizzato, non è il suo primo rodeo, come si suol dire, e quindi studia molto, sa già molte cose. Uno dei concetti principali di questo lavoro, una delle cose da tenere bene bene a mente nella realizzazione di questo lavoro, che non c'è quando si fa un mobile di casa, è la questione peso.
Un furgone non è la soletta di un appartamento, non possiamo andare su di peso a dismisura. Il furgone ha un suo carico di peso massimo, non si può eccedere. E soprattutto il furgone non è isolato come un appartamento. Queste sono le due cose chiave. Questo ovviamente influisce sia sulla scelta del materiale, indipendentemente dalla finitura, perché se in casa dobbiamo laccare un mobile e possiamo benissimo andare di MDF perché magari è in soggiorno, su un furgone l'MDF risulterebbe pesantissimo. Non che l'Ocumé sia leggero, non che il multistrato di Ocumé da 18 mm sia leggero, però una cosa insegue l'altra fino a trovare la quadra. Nella fattispecie, l'Ocumé, altissima resistenza all'umidità, non il più resistente in assoluto, ma paragonato al peso che ci regala, è un vantaggio. Poi non la scelta migliore per essere laccato, perché è un po' uno spreco, e si va a perdere la venatura, è un legno qualitativo che può vivere benissimo da solo, però ci comanda l'umidità. Da 18 mm, non la scelta ideale, c'è anche il 15, possiamo fare delle strutture anche il 15. 18 scelta obbligata per usare giunti smontabili. La volontà è comunque usare giunti smontabili per una serie di motivi. Primo, praticità, sia per la laccatura sia per il montaggio interno. Se, dato che tutto sarà poi cucito su misura, perché sarà esattamente come fare un abito questo lavoro qua, perché si penserà sul mobile, lo si farà qua, lo si metterà, poi una volta messo sul furgone si dovrà magari resegare uno spigolo, fare un taglio. Pensate solamente la dima del fianco del mobile, questa è la dima della curva che fa l'interno del furgone. Non è detto che andrà bene al primo colpo, provate a sistemare una roba del genere una volta che il mobile è concluso. È più comodo poter smontare e resegare solamente il pannello, andare il pannello del fianchetto, andare a cucire il fianchetto su misura. Per questi giunti smontabili, per questo ci comanda il 18 mm. E ancora andando avanti, poi quando entriamo nel vivo dei mobili, vi dico tutti i ragionamenti che abbiamo fatto. Altra questione ancora, sempre sulla leggerezza, quello che si vede esterno del mobile non è quello che si vede interno. Se in un mobile di casa abbiamo tre moduli e ognuno di loro ha i fianchi e il fianco è pieno e poi sono uniti e il fondo c'è, qua possiamo evitare il fianco, o meglio facciamo sì dei mobili modulo singolo per l'idea della sostituibilità e la smontabilità, però magari il fianco dobbiamo svuotarlo, tipo il modulo frigo non ci serve che il fianco sia intero, può benissimo avere dentro un foro ed è svuotato, riduzione di peso, è tutto un lavoro così, è parecchio complicato. Però adesso abbiamo la prima parte che è quella stupida, il taglio di queste. Quindi poi man mano risponderò alle vostre domande. Questo, ragazzi, è solo un primo aperitivo di questo lavoro qua. Lo iniziamo oggi così perché c'è questa urgenza. Sui mobili andiamo nel dettaglio, poi farò vedere il montaggio sul furgone, quando ci sarà la finitura, condividerò tutte le scelte che ha preso il proprietario su cosa mettere dentro, come mettere dentro. Vi darò anche un abbozzo di quello che è la tecnica, perché dovete considerare che c'è una marea di passaggio cavi, una marea di cose sono comandate da tutta la tecnica che c'è dietro, tecnica di cui non mi occupo io mi occupo dell'impianto di riscaldamento, dove devono passare i cavi, la stufa che c'è dentro, l'acqua calda, io ho delle direttive per quello, io faccio semplicemente i mobili, però cercherò il più possibile di darvi un'infarinatura. Poi Marco, i pezzi sono quasi pronti, quando tu ti decidi ad aprire sto cazzo di profilo del lavoro, dato che hai detto che facevi un profilo solo sul tuo nuovo furgone camperizzato, magari lo condivido e là puoi mettere tu anche qualcosa. Un po' più social Marco, dai, un po' più social. Allora, io direi questo era l'unico taglio un po' del cacchio perché era segmentato in tre, però vabbè, niente di che, è un pannello. Con le seghe per oggi abbiamo finito. Passiamo alle frese. Devo fresare due cose. Questa, che potrei farla con seghetto alternativo ma non ci penso neanche, e
ed è facilissimo perché alla fine è la stessa roba che ho fatto per il mobile di Anna sul retro, solo con una misura diversa. Non mi serve creare una roba custom, bastano due listelli d'appoggio. E questa che invece è un po' più complicata. In entrambi i casi fresa con anello a copiare, però poco, con poco tagliente, quindi tipo questa qua, tipo quella che ho montato qua, ok? Che ha proprio il tagliente alto giusto, soprattutto perché qua almeno ci fa bene bene via lo spigolo. E partiamo da questa che è un po' più semplice, questa qua poi vediamo, perché forse la guida che ho regolabile, a parte che non posso fissarla, dovrei capire anche, oltre che fissarla, partiamo da quello più facile. Prima fatta e non ci sono stati problemi. Come avete visto, ho messo prima i pezzi di MDF e poi ho girato tutto, perché ho usato la fresa con anello copiare verso il basso, perché quello che mi comanda, che mi comandava in questo lavoro, era per me avere un raggio irrisorio qua. La fresa quella con anello copiare verso il codolo, che vi faccio vedere adesso perché vi ho anche già fatto vedere, mi avrebbe fatto un raggio più ampio e sarei stato un po' più comodo, perché mi sarei appoggiato con la fresatrice sul pezzo di MDF, mentre questa qua era un po' più scomodo, ho girato tutto, però tanto è talmente sottile il pannellino che non strappa e non fa niente. Anche qua taglio pulito pulito, e quindi qua non ci sono stati problemi. Problemi invece che ha Piero riguardo questo lavoro, perché Piero ha un problema di quadridimensionalità e mi dice: scusa, ma se sono un fianco destro e un fianco sinistro, non dovresti farle uno destra e uno sinistra e non accoppiarli? Pensaci. Mentre Piero ci pensa, noi dobbiamo fare questa. Allora, questa io non ho, lui l'ha proprio ricalcata da qua, l'ha proprio ricalcata dal furgone. Quindi non ho il raggio, la curva, non ho il disegno tecnico di sta roba. E ci va bene anche se non è proprio regolare, regolare precisa, ci va benissimo, perché tanto poi il pannello deve essere rivestito, probabilmente avrà un aggiustamento, lui ha già tenuto il margine, quindi non dobbiamo fare una roba tecnica. Però abbiamo bisogno comunque una traccia da seguire, perché di sicuro non lo faccio col seghetto alternativo, perché non mi dà certo la medesima finitura delle frese. Ci sono due strade. Posso usare il biscione molle, che è questo qua, ok, che è una dima regolabile, praticamente si fa seguire lungo tutta la curva, è semirigida, si punta tutto con dei chiodi o delle viti e poi si gira il pezzo, e con una fresa con il cuscinetto in punta, quindi devo girarlo, si va a fare il lavoro. Però il biscione è abbastanza lungo, perché è abbastanza lungo, ma mi espone al fatto di dover girare, e soprattutto di doverlo puntare in qualche modo, perché questo è silicone e quindi col biadesivo non sta su, e io non voglio forare il pannello, anche se va rivestito non voglio forare il pannello. E soprattutto poi il fatto di girare e usare quella fresa mi rompe solo le scatole, perché mi troverei su una superficie, questo appoggiato a quello, insomma un po' un bordello. L'altra alternativa invece è usare questo. Usare questo, che secondo me è... L'unica cosa è di usare questo, è che è veramente sottilino sottilino, però noi abbiamo un cuscinetto, quindi se stiamo attentini ce la facciamo. E però mi concede un vantaggio ulteriore questo, che è non girarlo, cioè lasciare i pezzi così, appoggiare soprattutto, fissarlo bene in questi punti con del biadesivo e poi non girare il tutto, come ho detto per la terza volta, perché continuo a ripetermi, perché lo dico mentre lo penso, non ho gli script. E usare l'altra fresa. Comunque l'Infinibit meritava un suono, non ci abbiamo pensato, ma dovremmo quasi aggiungerlo. Quando viene aperto, oltre alla luce, fa anche la voce, quella del coro degli angeli, quella roba lì. Ci vorrebbe usare l'altra fresa, che è questa, quella con l'anello dall'altra parte, con il cuscinetto dall'altra parte, perché a quel punto non me ne frega assolutamente niente se è di diametro grosso,
perché tanto qua, dov'è qua? Non abbiamo spigoli, mentre qua, vedete, sarei stato più comodo, ma avrei fatto un raggio di curvatura molto più grosso. Io voto per questa strada. Prima però, dicevo, prima di fare l'incollaggio, lui ha fatto una sagomatura, l'ha tagliato più o meno come è riuscito lui. È vero che a noi non ce ne frega assolutamente niente della regolarità di questo affare, perché tanto è sagomato, però qua c'è un dentello e io direi che possiamo anche eliminarlo e fare una roba più morbida possibile. Faccio una cazzata lo dico, quando dico una cazzata lo dico, quando penso una cazzata, se me ne accorgo, lo dico prima di fare una cazzata. Non si può fare come ho detto io, è troppo sottile questa dima, perché tra cuscinetto e fresa comunque c'è uno spazio. Io l'ho regolata il più possibile, ma sto veramente veramente al pelo, eccolo qua, veramente veramente al pelo. Il tagliente, ce la fai? Il tagliente rientra al pelo e il cuscinetto appoggia al pelo. Rischio di scalzar via e faccio un porcaio. Quindi, combinato disposto. Adesso sgancio questa e sulla dima originale vediamo di attaccare la dima morbida, così almeno abbiamo un po' di appoggio. Oppure, se volessi usare altro legno, uso la dima morbida sulla dima originale, mi faccio una dima più spessa, però secondo me, se accoppio quelle due, dovrebbe bastarmi. Fatto, abbiamo fatto la dima di Eraser, però fatto, alla fine ho piantato con i chiodi, dietro li ho tagliati come avete visto, poi li ho messi su che non ho lasciato segni e ho fatto la dima. Ripeto, la dima non deve calzare perfettamente su quello che è il passaruoto interno, perché tanto viene rivestita, rimane morbida e quindi poi si appoggia. Però questo l'abbiamo fatto. Marco, quando vuoi è pronto, vieni a ritirarlo che ci beviamo anche una birra, poi magari un giorno si farà vedere anche in video. Ovviamente per fare il lavoro che ho fatto, dato che ho girato, sono dovuto tornare alla fresa quella normale. Adesso vi dico anche i numeri, perché non ho più usato quella con il cuscinetto al codolo, ma quella col cuscinetto in testa, cioè una fresa abbastanza classica. Fra l'altro ho usato proprio questa qua, quella piccola piccola è questa, ok? Quella col tagliente stretto è la 42102006. Mentre quella con il cuscinetto dalla parte del codolo è la 501038P. Ora, su quella fresa lì, quella con il cuscinetto dove c'è il codolo, mi avete fatto una domanda. Però mi cogliete impreparato. Quindi mi tocca andare a vedere. Mi tocca andare a vedere perché non è che io sappia tutte le risposte. Non è che l'ho studiato a memoria. Esattamente come immaginavo. Allora, la mia è questa. Pagina 215 del catalogo per chi l'avesse scaricato. E la mia è quella da 16. La domanda era se esiste anche la versione di quella piccolina che vi ho fatto vedere con diametro 6 con l'anello dall'altra parte. L'anello, scusate, il cuscinetto. Di queste qua con cuscinetto, come vedete, frese per rifilare i taglienti dritti con cuscinetto, però con cuscinetto dalla parte del codolo, non ce ne sono tantissime. Se poi prendiamo quelle, le uniche che interessano a noi, che sono le prime 5, perché le altre sono quelle con il codolo in pollici, ce ne sono, a dir la verità, solamente 5 di 5 diametri diversi. Diametri, parlo di diametro tagliente, 13, 15, 19, 16, 22, di cui 3 a codolo 6 e 2 a codolo 8. Ce ne sono poche, non è che tutte queste qua, vedete invece per esempio di queste quante ce ne sono, e via così, anche di queste quante ce ne sono. Queste qua invece sono meno perché solitamente è più facile trovarsi ad utilizzare una di queste classiche con cuscinetto dall'altra parte piuttosto che queste, soprattutto sui, come lo vedete rappresentato qua, sui banchi fresa
si possono usare tutte e due, però con la fresatrice è più facile che noi abbiamo la fresatrice appoggiata al pezzo e la dima sotto. Una di queste però io vi consiglio di averla nel vostro arsenale, una io ne ho scelto, d'accordo, anche il prete ve lo dice. Io ho quella 16 che è, va bene perché ho il codolo 8, quella da 13, 15, 19 poco cambia, tanto non è che vi serve per fare le rifiniture, però spesso, come capita in molte occasioni, è comodo avere il cuscinetto dall'altra parte, perché sei posizionato male, perché hai la dima più piccola del pezzo che devi tagliare che ti fa solo il contorno, quindi una di quelle dovete, secondo me, averla tra tutte le vostre frese. E anche queste le trovate come al solito alla Store Utensili, e se la comprate alla Store Utensili vi lascio anche il mio codice sconto, che non ve lo dico a voce per il semplice motivo che non me lo ricordo, adesso vado a cercarlo nelle mail e poi ve lo incollo qua. Quindi questo le abbiamo fatte e possiamo archiviarle in attesa di ritiro. Adesso tolgo tutti i chiodi alla dima, la mettiamo via e caffettino e tavolino zen. Nel frattempo mi ha appena mandato un messaggio Anna dicendo: è tutta mattina che mi suona il cellulare con delle notifiche e non so che cosa sono. Posto così. Allora andiamo di caffè, poi vediamo quel tavolino lì se dà problemi, se riusciamo a rimetterlo assieme. Acqua lungrige Trotal. Se vediamo se dà problemi o lo mettiamo assieme così come niente. Intanto vi dico una roba sullo stereo in base a quello che vi ho detto prima. Tutti, ma dico proprio tutti, quelli che mi hanno dato consigli nel senso di quello che voglio andare a fare, Apple TV che trasmette video sulla TV ma invece audio direttamente sullo stereo, tramite Bluetooth o AirPlay 2, queste erano le due alternative, hanno confermato il mio sospetto di cui non vi ho parlato prima, e cioè che il forte rischio non è tanto non poter controllare il volume, che si risolve in altro modo, si usa il cellulare o quello che è, anche perché sembra che l'Apple TV in realtà lo faccia, perché chi ha fatto la prova mi ha fatto la cortesia di fare la prova con le AirPods, cosa che io non avevo pensato, e vale allo stesso modo, cioè il telecomando dell'Apple TV gestisce anche il volume delle AirPods puntando verso l'Apple TV, non puntando verso le AirPods. Il problema è il fuori sincrono. C'è il rischio di avere un fuori sincrono, cioè l'immagine va in un modo e siccome l'audio va Bluetooth va nell'altro, va fuori sincrono. Tanto nel video abbiamo chi ha vissuto il periodo di Megupload, Torrent, Emule, quella roba lì, sa benissimo quanto il fuori sincrono sia una pigna quando si guardano i film. Basta un millisecondo di fuori sincrono e il cervello va assieme e dà fastidio, per cui c'è quel rischio. A me sembra che Apple TV abbia un'impostazione per regolare il fuori sincrono avanti e indietro di delle tacche prestabilite, però sembra che non sia una buona idea. Rimarrò con la mia soundbar del paleolitico o magari ne faremo una apposta con Mike, non sarebbe male neanche questa idea. Dai, faccio un caffè e vediamo sto cacchio di sono ansiato che qualcosa non vada, e ve lo dico, in teoria dobbiamo solo rimetterlo assieme, cioè mettere dentro la sabbia, spantegarla un po', fagli fare tutto il giro, verificare che tutto quadri e mettere su il vetro. Se dà problemi di giraggio, robe così, lo spacco. Lo chiudo così sto lavoro, lo spacco perché mi ha rotto. Niente, inizia la transumanza della gente che vuole vedere il mobile Hi-Fi. Alle 4 mio padre, adesso sta arrivando l'amico di casa che era qua in zona e passa di qua. Pochi eletti potranno sentirlo, no, davvero no. Un giorno lo farò un open day, lo giuro. Un giorno farò un open day. Un giorno però. Porto di là la sabbietta e chiamo il gatto. Allora, sessione di ascolto con l'amico di casa finito, col cane che abbaiava. Dio. Allora, come suona? Ve lo dice lui. Tavolino, prima che arrivi Homemaker Senior. Il meccanismo funziona ancora, in carica l'ho caricato, mi metto qua con pazienza, rimetto tutta la sabbia, sperando che funzioni ancora. Vi avviso, se qualcosa va storto e ci devo dedicare troppo tempo, non facciamo l'asta, facciamo il falò. Thank you.
Ritornando alla base, mi trovavo in zona Mattia e allora l'ho chiamato, gli ho chiesto se potevo passare a vedere dal vivo l'impianto Hi-Fi finito e lui mi ha gentilmente invitato a passare. E devo dire che è stata un'esperienza sonora. Questa roba della onestà intellettuale nello show è una pigna. A volte farei prima far finta di niente, ma non ci riesco. Allora, dopo... Vabbè, è arrivato anche qua a me che segno, però comunque ci ho messo un'ora e mezza. Ma non è mica tutto rose e fiori. Non è tutto rose e fiori, perché? Allora, affrontiamo un problema alla volta. Ci sono due problemi. Uno è di ordine di prodotto, l'altro è di ordine... di altro genere, ok? Ordine di prodotto, problema. Questo fottuto tavolino Zen ha tutto tranne che Zen, perché è in grado di farti bestemmiare. L'unica cosa che ha Zen è l'estremo equilibrio che ha per funzionare. Ha bisogno di la giusto quantitativo di sabbia, la giusta superficie, nel senso prima... L'ho appoggiato lì, prima era appoggiato qua, ogni tanto andava, ogni tanto non andava, poi ho capito che il carrellana è troppo instabile, quando lui si muove, si muove. Adesso invece che l'ho messo su una superficie piana, solida, funziona. Tutto questo equilibrio, l'orchestrazione di questo equilibrio è incredibilmente complessa da mettere assieme. E in più, dato che adesso ho aggiunto il fondo, una serie di variabili imponderabili, ho dovuto fare una giunta alla bacchetta. La giunta alla bacchetta è questo, che è giusto posticcia per fare la prova. Ho dovuto aggiungere un pezzo di scotch, ho aggiunto banalmente una striscia di scotch, per permettergli di lisciare meglio, perché rispetto a prima, sa la Madonna, perché non lisciava più bene la parte. Adesso col pezzo di scotch liscia. Ho anche pensato per un momento di aver sbagliato e che avessi dovuto fare la bacchetta più lunga, ma la bacchetta più lunga l'avrebbe piantato, mentre il pezzettino di scotch che ho messo si inclina sotto il peso della sabbia e liscia. E io mi domando e dico, ma perché cazzo non mi metto a fare i taglieri? Porca miseria, invece di fare ste robe. Ora, la questione cos'è? Io lì dietro devo mettere una roba morbida che si possa piegare. Per tutti quelli che continuavano prima, quando affrontavamo questo lavoro, a mandarmi i reel o i prodotti già esistenti, date un'occhiata a cosa vendono. Vendono dei mattoni alti così, attaccati alla 220, che probabilmente sotto hanno il motore di un bilico dell'Iveco, e quindi poi per forza gli puoi sbattere dentro anche l'argilla e una quantità di sabbia mostruosa, perché tanto il motore spinge talmente tanto che spostare per spostare sposta tutto. La volontà di farlo di questo spessore è praticamente che non si veda niente, in più a batteria con un micro motore step, è quello che sta complicando tutto. Ora io il risultato lo raggiungo, perché adesso tolgo la bacchetta, gli aggiungo lì la fettuccia che non si veda, perché tanto poi non si vede perché lì c'è la sabbia, e lo porto a casa. E poi chiudiamo questo lavoro del cacchio e non ne parliamo mai più. Alla fine, quando ho risolto il problema, vi dico l'altra questione, qual è l'altro problema di ordine. Perché domani voglio aprire questa, quel lavoro lì mi sta facendo uscire. Cioè, a un certo punto uno deve anche dire give up, non se può fa, basta. Sì, metto questo. Che bello cuore pulito, eh? Allora, è pulito veramente. Eccolo qua. Lui funziona. Senza colpo ferire. Va avanti, funziona. Finché dura la batteria, lui va. Gira. C'è sul vetro, che sono riuscito a far tagliare anche giusto. E va perfettamente. No problem proprio. Quindi, che altri problemi ha? Lui di per sé non ha problemi. Funziona benissimo. Si sente anche il rumore della sabbia. Il vetro è perfetto. La sabbia è bella. È spesso giusto. Non si vede niente. La dimensione c'è. I problemi ce l'ho io nel venderlo. Quello è il mio problema. O meglio, i problemi ce l'ho io nel fare un'asta. Provo a passarvi il mio punto di vista. Fin quando faccio le cose per me, il grado di perfezione può essere
parametrato a quello che è il mio. Se devo vendere qualcosa, una cosa deve essere perfetta e questo tavolino è tutto tranne che perfetto. Nel senso, non è un prodotto che compri e dici lo compro, mi arriva a casa o lo porto a casa in questo caso, gli rimetto dentro la sabbia, lo appoggio, lo accendo e lui va. Non è un iPhone che lo prendi, lo accendi e parte. Bisogna star lì, dosare la sabbia nel modo giusto, fare due giri a mano, trovare un attimino l'equilibrio e poi parte. Funzionare funziona, perché per l'amor di Dio non è che ci sono incognite, non è che smette o che cosa. Però non è una roba che tu dici, arrivo, metto dentro la sabbia e basta. Bisogna star lì, mettere la sabbia, appianarla facendo due o tre giri a manina in modo tale che tutta si appiani. Non c'è l'incognita di quanta sabbia, perché la sabbia questa è, adesso che io mi sono sbattuto a fare tutto. Però non è un prodotto che prendi e ti porti a casa ed è fatto così. Cioè, non è una roba che... non lo so, mi sembra sbagliato metterlo all'asta, mi sembra una presa per il culo. Non perché non funzioni, cerco di farvi capire, non perché non funzioni, ma perché, e adesso questa non è una battuta, non è un discorso, non è un tagliere, cioè non è che vedete un tagliere, vi piace un tagliere, lo ordinate, lo portate a casa, l'avete, il vostro bellissimo pezzo d'artigianato. Questo presenta delle incognite, bisogna star lì, fare un lavoro prima, dosarla, poi una volta trovata la quadra, basta, lui va avanti e non ha problemi, è solo da ricaricare. Però, non lo so, mi sembra troppo, ecco, è troppo personalizzato, cioè è troppo... cioè un conto è l'artigianato, un prodotto fatto a mano, singolo, unico però, per chiunque voglia comprarlo. Questo un po' meno. Quindi sono molto perplesso, sinceramente, sul fare l'asta. Molto. Più che altro perché ho anche questo problema. Se io faccio un'asta, posso farla su eBay. Se la compra uno dello show che ha seguito, sa benissimo che tipo di lavoro è, cosa bisogna fare, quali sono i compromessi che ha un lavoro del genere, perché non è un prodotto industriale. Se la compra chiunque altro, no. E io non voglio che la compri chiunque altro. Altra cosa, io mica posso spedirlo, sto a fare qua, cioè sto a fare qua deve essere ritirato qua. Non lo so. Piace a me, piace, perché sta anche bene nello spazio, dà anche una certa soddisfazione vederlo girare, il fatto che tolga le cose, faccia il rumore, giri avanti e indietro, cioè l'obiettivo che mi sono posto, uno dei due, l'unico obiettivo che mi sono posto in realtà l'ho raggiunto, fare il tavolino zen. La non soddisfazione deriva dal fatto che abbiamo parlato di asta, abbiamo parlato di vendita, abbiamo parlato di tutto e poi come al solito, ed è un problema mio, e questo è più un discorso intimista che vi faccio nello show, poi non me la sento, cioè mi sembra sarà la sindrome dell'impostore, non lo so, ci devo pensare, non lo so, per adesso lasciamolo lì, che peraltro, no, lì non mi piace. È che lì ci vorrebbe un tappeto, ma quei cani non funzionano. Non mi piace perché un tavolo rotondo in una misura di fianco a un tavolo rotondo in un'altra misura, fa altro, questo è Mari, quello è merda, non mi piace. Allora, lo porterò di là stasera. Per cui non lo so, ragazzi, non so che dirvi. Il fatto di venderlo o no all'asta, mi devo chiedere le idee. È sindrome dell'impostore... bella e buona, per chi non sapesse cos'è la sindrome dell'impostore vi metto un link perché è una cosa interessante e molte persone ce l'hanno, secondo me, anche tra di voi. Ci penso. Vado a farmi un giro da Michi Bruno. O forse no, non lo so. Soddisfatto, ma... però chiuso l'abbiamo chiuso. Cioè, togliamolo dalla lista, dai, diamocelo dai coglioni. Togliamolo dalla lista e basta. Dov'era quella bestemmia lì qua? Miscellanea. Zentable. Per l'arcade abbiamo liberato anche un Raspberry. Anche questo è il prossimo che va via. Questo è un lavoro bellissimo di cui non vi ho mai parlato, ma che resin, io non uso la resina. Che cazzo mi viene nelle corna? Stampa 3D, perché con la stampa 3D un sacco di roba si risolve, ragazzi. Domani mettiamo assieme la bambù. Bambù, primo avvio, da domani mattina. Spaccheggiamento con spacchettatega, come dice Big Rock Project, che è in vacanza il bastardo, e tutto il resto che ho comprato con peso di accessori, perché ho preso delle cose che secondo me
sono ficcanti, anche perché l'ho fatta vedere a Paolone, che lui ha la stampa 3D, ha detto: cazzo, ma non ci avevo mai pensato. Ecco, secondo me non ci avete pensato neanche voi. Dai, ci vediamo domani o più tardi, se vado da Michele Bruno. L'asta. Boom. Quasi la spacchetto stanotte in solitaria, una notturna in solitaria, ma non sono qua per questo, sono qua per rispondere alla domanda che tanto ossessivamente mi avete fatto tutto il giorno, a cui ho evitato di rispondere a ogni singola persona che mi ha scritto un messaggio: cosa ha detto Anna del mobile hi-fi? Non risponderò a questa domanda, o meglio, vi risponderò dicendovi un'altra cosa. Sono uscito, andato da Michele Bruno, ho lasciato il tavolino Zen esattamente dove era, in soggiorno, lì, al centro. Avete visto com'è, no? Una sala vuota. Beh, Anna è a casa da 45 minuti, non l'ha ancora notato. Ci vediamo domani.